Un calendario ricco, articolato in una serie di iniziative rivolte a grandi e bambini, grazie ad una compiuta sinergia attuata con i commercianti e le associazioni, è stato presentato questa mattina il programma delle manifestazioni organizzate per il periodo natalizio a Capod'Orlando. Abbiamo delle iniziative già consolidate nel cartellone natalizio, perché farà le attività che appunto inizieranno, alcune il 7 dicembre, ma diciamo il giorno clou è tradizionalmente l'8, con l'inaugurazione di quella che è, per esempio, alle ore 16, ecco, andiamo anche in ordine di orari, perché è una giornata veramente con tanti appuntamenti. Alle 16 la rassegna dei presepi presso la chiesa di Porto Salvo, che si arricchisce di nuove collaborazioni e che invito tutti quanti a visitare, con una chicca, un presepe di 7 metri che ospitiamo, che tornerà, presepe napoletano del Settecento, che ospitiamo in Sicilia e che tornerà a Napoli proprio subito dopo questo appuntamento di Capod'Orlando. Alle 17 invece l'apertura del villaggio dei bambini, grazie al grande apporto che l'associazione Capo invita, intestandosi queste attività con i bambini, ma non solo, ha appunto realizzato presso il piazzale della stazione, quindi con tante attività dedicate a più piccoli, è un Natale proprio a misura di famiglia. E spostandoci poi più tardi per un'iniziativa che un gruppo di commercianti, quelli della via Alessandro Volta, hanno organizzato per animare quella che era la prima domenica del periodo natalizio. Altri appuntamenti fra quella che è la consueta animazione, è un appuntamento che per esempio si avvia in forma sperimentale, quello di domenica 15 dicembre. Verrà avviato un itinerario turistico monumentale, diciamo un'attività in collaborazione con Naso. L'idea era quella appunto di approfittare di una domenica, diciamo che il tempo ci sta anche aiutando da questo punto di vista, e quindi fruire del periodo che tutto sommato ci accompagna alle feste, per avere intanto una visita guidata. Si parte da Capod'Orlando, l'appuntamento è libero, ci si può aggregare con i propri mezzi, piazza Trifilò qui a Capod'Orlando, per raggiungere Naso con una visita, diciamo, per quanto riguarda il centro storico, una pausa pranzo che poi ci riporta a Capod'Orlando alle 16 con una tappa in piazza Merendino, con un recital di poesie di Maria Elena Minciullo presso la piazzetta dei Caduti, e un altro appuntamento a seguire presso appunto chiesa di Porto Salvo, con la rassegna dei presepi, che invece ospiterà un recital di Oriana Civile. Quindi uno scambio, diciamo, fra questi due paesi, che ovviamente sono da sempre legati. Altri sono gli appuntamenti in calendario. Per esempio, dal 14 avremo l'installazione in piazza Matteotti, l'accensione dell'albero avverrà in concomitanza appunto con giorno 8, ma un presepe monumentale, anzi una natività, verrà installato giorno 14 con un laboratorio proprio dedicato, e questo anche come testimonianza di quello che è l'impegno della tradizione del gruppo dei presepisti, che ringrazio per l'impegno rinnovato e continuo negli anni, che ha permesso appunto a Loredana Loreno di avere questa, diciamo, si tratta di un artista che in questi giorni sta esponendo a Venezia, è esposta in Vaticano, avremo un'opera di quest'artista anche a Capod'Orlando. Quindi comunque un Natale che si rinnova, con degli appuntamenti di musica, con degli appuntamenti che sono, diciamo, quelli che arricchiscono il centro e la nostra cittadina tradizionalmente.